Certo, c'è dell'emozione, perché riprendere tutto in questo clima è una sfida per tutti. Non tutti sono presenti, ma sappiamo che ci stanno seguendo, siamo in contemporanea, quindi c'è una parte visibile, una parte invisibile e quindi andiamo bene. E continuiamo il nostro cammino tra i libri proibiti. Il programma, come è stato già detto, è abbastanza ricco. Ho scelto libri che mi avevano già inquietato in diverse età della mia vita e rivisitandoli ho scoperto cose nuove, a volte confermando il mio originario giudizio, a volte rivedendolo, a volte addirittura cambiandolo totalmente. E in parte questo avviene soprattutto per la figura di Alberto Moravia, che all'inizio avevo letto il primo libro, questo qui, e l'ultimo libro. E ne rimasi disgustato e per molto tempo l'ho posato così. Ci sono ritornato per dovere, diciamo. Non ho cambiato moltissimo il giudizio, però rimane un libro interessante su quale confrontarci. Prima di affrontare questo libro, dobbiamo prendere coscienza di un fenomeno molto diffuso e anche dell'epoca contemporanea, quella della intolleranza nei confronti di alcune manifestazioni culturali, in modo particolare i libri. Non so perché, ma i libri attirano il falò, quasi lo rinfocano. E quindi qua abbiamo delle immagini che ci ricordano diversi momenti di questa intolleranza che ha attraversato tutti i regimi, tutte le forme di vita aggregata dove l'autorità ha un peso rilevante. E quindi naturalmente il classico rogo dei libri del nazismo, ma ci sono tanti altri roghi, e ci sono roghi che si servono delle fiamme per bruciare e ci sono altri roghi che invece non utilizzano le fiamme ma le condanne, come appunto vedremo anche nel caso di questo libro di Moravia. E quindi poi c'è la rivoluzione cinese, poi c'è la dittatura di Pinochet, ma questo vale anche per la dittatura greca e per altre forme di intolleranza. La domanda che costituisce un po' il nostro punto di partenza è la seguente: se è vero che i roghi dei libri sono stati spenti, Einstein diceva meno male, perché una volta si bruciavano gli autori, ora almeno si bruciano tanto i libri. Tutto sommato c'è stato questo progresso. Quindi, se sono stati spenti, se i roghi dei libri, è proprio vero che alcuni di quei libri abbiano perso la forza di infiammare anche i lettori di oggi, e se questo libro, Gli Indifferenti, ma lo stesso vale per gli altri libri che abbiamo già visto e per quelli che vedremo, cadono in mano un diciottenne, un sedicenne, e supero la soglia della difficoltà del leggere, la fatica del leggere, ma il rischio di infiammare l'animo in un modo o nell'altro è notevole. Per questo ho voluto presentare questa serie di manifesti dove le dittature di qualunque tipo cercano di controllare, dominare i libri, distinguendo tra quelli buoni, quelli cattivi, quelli da leggere e quelli da distruggere. Vedete, c'è un po' tutto. Non c'è un regime che sia sfuggito al fascino della pericolosità del libro. Fascinans et tremens, sono attratti ma al tempo stesso impauriti dalla forza di un libro. Il libro che oggi vogliamo leggere insieme è Gli Indifferenti, è un libro che è uscito moltissimi anni fa, nel 1929, e l'autore Alberto Pincheller, da noi conosciuto con Alberto Moravia. Non si tratta di per sé tecnicamente di un pseudonimo, perché Moravia è il cognome della nonna materna, quindi non è che proprio è un nome inventato, ma preso per motivi delle leggi razziali, perché il Pincheller era troppo legato alle famiglie ebraiche da cui derivavamo, avremo occasione di vedere. Nasce l'autore nel 1907 e morirà nel 1990. Nasce e muore a Roma, anche se poi durante la vita
si è spostato da tante parti. Ognuno di noi è al tempo stesso frutto di una di un albero e poi diventa radice di altri frutti. Io naturalmente ho tanto frutto, non ho, cioè ho le radici ma non ho prodotto frutti. Alberto da dove proviene? Proviene naturalmente da una coppia di genitori, e sono Carlo Minchelle, che era un architetto, e Teresa Eugenia de Marsanic, che era invece un'altra famiglia abbastanza benestante. Il Carlo Minchelle aveva una sorella, che era tra l'altro pure poetessa, Amelia, che era la madre di due giovani, che di fatto quindi sono cugini, erano cugini del futuro Alberto Moravia, Carlo e Nello Rosselli. Sappiamo che furono uccisi dalla lunga mano del fascismo, allora era l'Ovra, e Marsiglia in Francia, dove erano esuli, dove si è scappati dal confino di Lipari. Non sono comunisti, socialisti, ma avremo occasione anche di parlare di loro. Quindi nella sua famiglia c'è questo ramo di socialisti, intellettuali di sinistra. Naturalmente, dovendo leggere Gli Indifferenti, ho letto tutta la corrispondenza che è stata conservata e altri testi, naturalmente. Ma state attenti, non leggere mai le recensioni su internet. Gente che non ha manco sfiorato il libro, se non ha letto il risvolto di copertina, con affermazioni assurde. Io non riesco a capire come certa gente non ha neanche il pudore di mettere lì, pure con la firma, giudizi campati in aria. È una cosa, ma anche case editrici o anche autori che dovrebbero garantire un minimo di oggettività, di scientificità, assolutamente, non si vede. Se non hanno visto il film, magari affascinati dalla parola dei cardinali, e poi hanno fatto il loro commentuccio. Però l'altro ramo, quello materno, ricordate che c'era Teresa, e Teresa ha un fratello, Augusto, che sarà sottosegretario di Stato, però durante il partito, il regime fascista, il Partito Nazionale Fascista, e poi continuerà imperterrito nonostante tutto ciò che ha significato la Seconda Guerra Mondiale, eccetera, eccetera, e diventerà senatore del Movimento Sociale Italiano. Quindi vedete una famiglia all'interno della quale la destra e la sinistra convivono abbastanza bene. Quando Alberto scrive questo libro è poco più che ventenne, e quando gli hanno chiesto ma come mai lei ha anticipato di 20 anni l'esistenzialismo francese di Sartre, come mai ha avuto questa intuizione? E lui tranquillamente, però stiamo attenti, si tratta di interviste rilasciate in età adulta, e tutti sappiamo come ricostruiamo il passato secondo le nostre sensibilità, proiezioni e stati d'animo. Quindi noi lo vediamo così come lui lo dice. E ho iniziato a scrivere Gli Indifferenti a 16 anni e mezzo, nel 25, pubblicato poi, ricordate, nel 29. Ancora 10 anni dopo vengono pubblicati Lo Straniero, il mio, e La nausea di Sartre. Nell'intervista originale io sono in francese, ma volevo mettere due righe in italiano. Il motivo per cui esiste questa differenza di tempo è semplice. Io ero malato e non sono andato a scuola. Sartre e Camus ci sono andati. Non ho perso tempo a scuola. E lui lo dirà più volte. Ha superato la lentezza del procedimento scolastico, ha scavalcato e ha scritto. Quando poi, alla fine di un itinerario inquieto e inquietante da intellettuale, morirà, il giorno del funerale, l'elogio funebre, glielo farà Umberto Eco. Sarà lui a pronunziare l'elogio funebre, e disse che bisognava lasciare riposare l'opera di Alberto. E diceva, solo dopo 10 anni si sarebbe potuta giudicare. Tra gli astanti, in piazza del Campidoglio, c'era solo un uomo politico, Bettino Craxi. Ecco, queste le cifre più significative per dire i punti di riferimento, le coordinate di questa esistenza. Del libro, di cui
parleremo, sono state fatte due edizioni cinematografiche. La prima nel 63, quella più famosa e anche la migliore, in bianco e nero, con una fotografia bellissima, e poi nel 2020. Dico subito che quella del 2020 non l'ho vista, ma non l'ho vista per un rifiuto, perché sono sempre cose rifatte, dove si accentua un aspetto che nel libro è magari appena accennato e nel film con delicatezza viene presentato, ma sicuramente sarà stata che cosa secondo i tempi di oggi, e allora mi sono rifiutato volontariamente di vederlo. Mentre invece il film, il primo in bianco e nero, diceva allora con la guardia cardinale, Thomas Miller e altri attori, è bello, diciamo, anche ripeto, come fotografia. Dobbiamo subito dire che la Carla, una delle protagoniste, non è così bella nel libro come Claudia Cardinale era allora, a testa grossa, i polpacci storti, cioè non è impietoso Alberto nel descrivere Carla, ma hanno messo ovviamente Claudia Cardinale, potete immaginare, è così. Beh, la trama, ecco, almeno ci confrontiamo con la trama, è semplice la trama, non richiede moltissimo, si svolge tutto nell'arco di 3 giorni e praticamente lo spazio è sempre lo stesso. Ecco, poi quando affronteremo Sartre e vedremo la stessa tecnica. Allora, che cos'è questa trama qua? Semplice. Abbiamo Michele e Carla e sono giovani di buona borghesia romana, poco oltre i 20 anni, orfane di padre. Nel libro si parlerà, l'avvocato poi vedremo, dirà che il padre è un ubriacone, non è vero, non sappiamo niente del padre e delle sue attitudini per quanto riguarda il vino. Vivere in una bella villa con la madre, che è l'amante di Leo, l'amministratore dei beni, che però li deruberà. All'inizio della vicenda Michele scopre che il patrimonio di famiglia è svanito e accusa Leo di averli derubato. Poi inizia con questa scena violenta in cui poi il giovane esasperato prende un portacenere e glielo lancia. Proprio sbaglia sempre sta mira, questo lo vedremo dopo, e colpisce la spalla della madre. Che calma. Lisa è un'amica della madre che ama, non riamata, Michele. Lo informa che Carla è diventata l'amante di Leo. E qualcuno mi ha detto, è come Dynasty, queste telenovele. Michele affronta Leo armato di una pistola perché deve difendere l'onore della sorella e cerca di sparargli, ma ha dimenticato di caricare l'arma. Quindi va per ammazzarlo, 3 ore di lavorio, va, gli spara sì, ma senza proiettili nella pistola, tafferuglia, roba varia. Leo decide di sposare Carla, che è la figlia della sua amante, e di trovare un lavoro a Michele, che non ha mai lavorato. Alla fine tutti si avviano a un ballo in maschera, proprio con le maschere. È interessante perché in questo libro all'inizio la signora ricordava Pirandello e le maschere, e alla fine abbiamo sto ballo con le maschere. I protagonisti, chi sono i protagonisti? Guardiamo questo schema, non è difficile da ricordare. Abbiamo Maria Grazia, che è la signora che ha 2 figli, Carlo e Michele, e va bene. Poi abbiamo altri 2 personaggi, abbiamo Leo e Lisa. Siamo attenti, Maria Grazia, Leo e Lisa sono quasi coetanei, mentre invece anziani, adulti. Mentre invece Carla e Michele sono i 2 fratelli, anch'essi più o meno coetanei. Ma guardate l'intreccio che c'è. E allora, Leo è amante di Maria Grazia, poi diventerà amante della figlia ed era già stato amante di Lisa, che a sua volta diventerà amante di Michele. Quindi un quadretto di famiglia ideale, non c'è niente da fare. Nel libro troviamo 2 forme di indifferenza. C'è gli adulti, Maria Grazia, Leo e Lisa, quindi 3 adulti, hanno una indifferenza in senso morale.
nei confronti degli altri, proprio indifferenza totale. Sono egoisti e sono alla costante ricerca di una felicità basata sulla vanità e i piaceri. Discorsi frivoli, stupidi, stucchevoli. E questa è l'indifferenza degli adulti. Mentre invece i due ragazzi hanno una indifferenza di tipo psicologico. Sono apatici, apatos, senza passione, verso niente, verso nulla. Insensibili anche nei confronti del proprio benessere, del proprio futuro. Vedono quello lì, li sta derubando, ma rimangono indifferenti a qualunque cosa. Ora, dopo questa introduzione, ci accostiamo al libro Gli Indifferenti. Allora, il ragazzo, dopo aver tentato di colpire, di uccidere l'amante della madre, il seduttore della sorella, cioè prima di sparare, si crea dentro la sua testa la scena. Ce la vede, si fa un film, direbbe Camilleri, Montalbano, commissario Montalbano, si è fatto un film e lui si immagina che va, per questo è venuto, sì, tre colpi, boom, il primo in faccia, poi quello cade a terra, poi gli spara il terzo, fa altra scena, poi si presenta lui in commissariato, eccomi, sono qui, arrestato, ho ucciso l'uomo. E allora veramente, prima lo pigliano per scherzo, poi invece veramente, poi c'è il processo e lui si immagina il processo, è imputato e vede il giudice, poi c'è un giudice anziano, poi c'è il pubblico ministero e poi c'è il difensore. E lui si immagina questo processo come se fosse vero, come se fosse vero. E quindi vediamo un pochino che cosa avviene in questo processo. E inizia il giudice, un uomo buono, paziente, dice ma che cosa ha da dire lei, che è accusata di avere ucciso quest'uomo qua? E lui prende coscienza della sua dignità, della sua volontà e della sua forma ferma decisione. Lo voglio. Ho ucciso Leo senza odio, a mente fredda, senza sincerità. Avrei potuto con la stessa indifferenza dirgli invece: mi congratulo con te, mia sorella è una bella figliola. Questo è il mio vero delitto. Ho peccato di indifferenza. Ho fatto un'azione in modo indifferente e avrei potuto fare il contrario indifferentemente. Non ho nessuna opzione, non ho scelto niente, né di farlo, né di non farlo con una passione particolare. E qui c'è la sentenza, la prima sentenza per me. Sei assolto dal tuo delitto, avrebbe udito dopo un istante di silenzio, ma sei condannato per la tua mancanza di sincerità e di fede, condannato per la vita. Sei condannato non per l'omicidio, ma per l'indifferenza che ti ha mosso, che ti vive, che ti fa agire. Inesorabile verdetto. E quando avrebbe rialzato la testa, sarebbe ad un tratto accorto di essere di nuovo nel tribunale affollato. Davanti c'è il giudice distratto, poi lui è tra due guardie armate, sogno nel sogno, fantasma. Già vedete che materiale c'è per Freud quando si accosterà a questo libro, sogno nel sogno. La realtà sarebbe andata diversamente. Gli avrebbero dato un avvocato celebre, che poi il classico avvocato sembra quelli napoletani, con l'oratore, che si ammazza, che si affanna. Gli avrebbero dato un avvocato celebre. Avrebbero esaltato la sua figura di fratello e di figlio, prima sofferente e umiliato dall'amante che aveva appunto corrotto la madre e corrotto la figlia, poi finalmente vendicatore. Al processo lo avrebbero forse anche applaudito. E quindi sarebbero sfilati i testimoni. E ora vediamo i personaggi del libro attraverso questo processo lirico del giovane. I testimoni. Ora lui li vede che sfilano e ognuno testimonerà a carico o a discarico dell'imputato. Iniziamo con l'amante del giovane che è stata l'amante dell'ucciso. Come si presenta?
guardate qui, una donna di 40 anni, 45 anni, è già disfatta, è già vecchia, perché siamo negli anni 20, fine, inizio anni 30, quindi un mondo molto diverso. Si presenta sbrindellata, trascurata, aveva scoperto la tresca di Leo e di Carla, per questo era andato da lui a dirgli: guarda, c'è questa tresca. Egli gli aveva manifestato il proposito di uccidere Leo ed ella non ci aveva creduto, non credeva che questo giovane fosse all'altezza di ciò che minacciava di fare. Michele non era in grado di fare questo. L'aveva detto tranquillamente, quasi scherzosamente: vado e lo uccido. Sapeva Michele di sua madre. L'ucciso si comportava in casa dell'amante da padrone. La relazione con la madre durava da 15 anni e questa non è un testimone che sta parlando della verità, è una donna tradita che sta vendicando, accusando la donna che gli ha tolto l'amante. E con la figlia invece la tresca durava da pochi giorni. La figlia sapeva del legame di sua madre, quindi non è che era proprio così. Ora vedremo ancora più avanti. L'accusato aveva avuto da dire a proposito dell'ucciso e questi li riduceva, che questi riduceva in rovina. Quindi era stato già un precedente, l'episodio in cui dicevo il portacenere tirato contro l'ucciso. L'ucciso non nascondeva ai figli i suoi rapporti con la madre, la faceva da padrone. I dissensi erano frequenti tra i due amanti, perché la madre era gelosa di tutti. Naturalmente di tutti si dice a Lisa in modo particolare. Lisa non avrebbe mai creduto che il ragazzo sarebbe stato capace di un simile delitto, perché troppo debole. Ora ascoltiamo la madre. La madre che era la, fra virgolette, vedova dell'amante ucciso e madre dell'uccisore. Sembra la tragedia greca. Entra in scena la madre, vestita al lutto, ma imbellettata, dignitosissima e un pochettino malsicura. Avrebbe riaffermato il suo attaccamento all'ucciso. Non poteva negare questo. Ma non era vero che questi l'aveva spogliato il suo patrimonio. No, era invece un accordo amministratore. La seduzione di Carla era stata una pazzia di quest'uomo anziano che si era invaghito della ragazzina. Ma chi non ne commette scagli la prima pietra? È stato affascinato, sedotto dalla stessa ragazza che inconsciamente lo ha provocato. Ricordiamoci le logiche di quel tempo. Lei non si sarebbe adattata ad una situazione con quell'uomo per casa, amante suo e di sua figlia. Se lo avesse saputo, l'avrebbe buttato via fuori di casa. Sarebbe più facile buttare fuori la figlia che la madre. Comunque, Leo ci aveva già pensato, aveva già deciso di dar marito a Carla, uno di una famiglia borghese e benestante, come poi sarà alla fine del libro. Era vero che tra l'ucciso e Michele c'erano stati negli ultimi tempi violente spiegazioni, chiamo le spiegazioni, e che Michele una sera aveva gettato un portacenere contro Leo. La ragione qual era? Michele pensava a torto che l'ucciso volesse approfittare dell'ipoteca per spogliarli. Quindi sta donna preferisce accusare il figlio pur di giustificare il suo amante. E se Lisa aveva lasciato intravedere diversamente, lo aveva fatto per calunniare la memoria dello scomparso, perché era stata sua amante abbandonata. L'accusava ancora di aver voluto corrompere Michele, il figlio, perché era una donnaccia senza pudore, una svergognata. Lisa era la vera principale colpevole, era lei che aveva investigato il delitto, esaltato Michele, era lei che aveva fatto tutto, quindi aveva spinto Michele al delitto. Michele era un povero ragazzo, per l'amante era debole, per la madre era un povero ragazzo, irresponsabile strumento di Lisa, per farlo da solo era troppo debole, quindi madre
e amante concordano sulla diagnosi di una struttura psicologica di sto ragazzo. Ora sentiamo la sorella, Carla, la sedotta, entra in questo colpaci storti, testa troppo grossa, collo smagrita, pallida. Era vero che negli ultimi tempi dei legami intimi si erano stretti tra lei e l'ucciso. Sapeva ella di sua madre fin dall'infanzia. Già bambina aveva visti un giorno abbracciarsi davanti uno specchio. Mi auguro ci siano pochi tra di voi che abbiano letto La vita interiore di Moravia, perché inizia con questa stessa scena della ragazza che da uno specchio vede la madre adottiva, lasciamo stare col suo amante, che poi a sua volta sarà l'amante della protagonista. Quindi ritorna questa struttura. Guardate, Moravia ha detto: io nella mia vita ho scritto un solo romanzo, Gli Indifferenti. Poi ho fatto reportaggio, ho fatto interviste, ho fatto cose, ho scritto anche romanzo, ma non è altro che la stessa minestra rivisitata. È lui stesso che lo dice. E conclude con La vita interiore, appunto, che non è altro che la brutta copia degli Indifferenti. Ha scritto un solo romanzo e non è stato più all'altezza di ciò che aveva scritto. La sua fortuna è stata la critica a quel romanzo che lo ha fatto vivere di rendita, di immagine, e poi il cambio politico dal fascismo al comunismo alla sinistra che lo ha sostenuto per molto tempo. Chiusa parentesi. Carla sapeva che l'ucciso non voleva sposare. Ragazzi, non è che nel libro è scritto così, perché è la struttura dell'interrogatorio. Io prendo le frasi essenziali, però sono fedele, per carità. Quindi sapeva che l'ucciso non voleva sposarla, sapeva che l'ucciso aveva messo le mani sul suo patrimonio, quindi sapeva tutto sul loro patrimonio. Nonostante la conoscenza di tutti questi elementi, si era data a lui. Anche qui, quando il fratello gli ha chiesto perché l'ha ucciso, manco lo so, per indifferenza, cara, ma perché sei stata poi con lui? Manco lo so, per indifferenza. L'ucciso con lei si era comportato come un libertino, non l'amava, e lo sapeva la ragazza, non è che non lo sapesse. L'ucciso le diceva che la madre era vecchia, stupida e non l'amava più, alla fine. Michele negli affari di famiglia si mostrava indifferente e debole. Vedete che sto debole attraversa tutte le testimonianze. Ora, questi sono i testimoni. Poi interviene il pubblico ministero che è schierato nella sua requisita. Si deve avere anche avvocato tipo Gassman quando fa l'avvocato in quel film, ora non mi ricordo più quale. Comunque, non è importante. Sì, signori giurati, si tratta di un delitto premeditato, perché andò a comprarsi la pistola, passeggiò a lungo prima di entrare nel negozio e poi a decidere quale pistola comprare. Comprò pure i proiettili. Si è dimenticato poi di mettere nella pistola, ma è stato un altro discorso. Michele ha da Lisa la notizia della seduzione della sorella e se ne va accennando scherzosamente, secondo la posizione della testa, ad una possibile uccisione del seduttore. Dunque tutto era già deciso. Leo era già condannato perché già andava per ammazzarlo. Michele va per assassinarlo. E ora si immagina, da bravo avvocato, la scena. Eccolo nel salotto del suo nemico. Questi gli viene incontro di ilare, affettuoso, amichevole, sorridendogli. Quel sorriso, signori giurati, quel sorriso dell'uomo che senza saperlo andava verso la morte, tendendogli la mano. E la scena è vera, così è qui in Vestaglia. Perché in Vestaglia? Perché di là c'è la sorella, ma questa è una cosa che non ci interessa. Allora Michele spara, l'uomo cade. Michele si china e freddamente, spietatamente lo finisce con un colpo alla tempia. Poi,
con una calma di delinquente inveterato, chiude dentro sé la porta della casa e va a costituirsi. Ora ascoltiamo la difesa, almeno per un equo giudizio. L'avvocato della difesa. Allora, cosa si immagina Michele? Che avrebbe delineato una per una le torbide figure di questo processo. Avrebbe dipinto anche lui con foschi colori l'ambiente e le persone della sua famiglia. Donnaccia senza pudore la madre, profittatore incestuoso Leo, femmina pettegole di facili costumi Lisa, vittime loro due, lui e Carla, figli di un alcolizzato, ma questa ovviamente è l'enfasi oratoria, cresciuti senza l'amore dei genitori, senza religione, senza morale. Ricordiamoci questi giudizi, perché li troveremo poi nella censura. Condannerete voi Michele per avere vendicato l'onore, oltraggiato e calpestato la propria famiglia? Con quale coraggio lo si può giudicare? Ma qual è la vera materia del giudizio? E qual è il vero problema? Il fatto che Michele sia andato da Leo con una pistola scarica. E ora lui riflette, perché non ho messo i proiettili nella pistola? Risposta: per indifferenza. Era indifferente se c'era o non c'era i proiettili. Ma ascoltiamo Leo. Eppure vado ad uccidere un uomo. Bisogna ucciderlo, ucciderlo, così, senza troppo rumore, così, ecco. Mirare al petto, egli cade in terra, mi chino senza far rumore, con lentezza lo finisco. Bisognerebbe ucciderlo senza accorgersene, pensò. Allora sì, tutto andrebbe bene. E certo che se esplode il proiettile fa rumore e distrugge questo clima così romantico. Se continuo con questa calma, pensò però atterrito, non si fa nulla. Bisogna essere sdegnati, bisogna essere furiosi. Quindi devo uscire dalla mia apatos, deve avere una passione, la volontà di ucciderlo. Bisogna montarsi. Pensò febbrilmente. Vediamo le ragioni che ho di odiare Leo. Mia madre, mia sorella, poi ci pensa di nuovo, mia sorella, veramente. Al diavolo mia sorella, al diavolo tutti. Cosa importano le ragioni? Ho deciso di ucciderlo e lo ucciderò. Quindi non per vendicare qualcosa, no, perché l'ha deciso. Michele alzò la mano e sparò. E scarica compresa a fine a terra. E questo è il vero dramma, la vera massima indifferenza. Come finisce il libro? Vi ricordate? Maestro e Margherita, come finisce? Con un grande ballo, e anche qui finisce con il ballo in maschera. Un disgusto opaco opprimeva Michele. I suoi pensieri non erano che aridità, deserto, nessuna fede, nessuna speranza alla cui ombra riposare e rinfrescarsi. Tutti stanno preparando per il ballo e lui ancora una volta è indifferente. Ha fallito pure ad ammazzare Leo. La falsità e l'abiezione di cui aveva pieno l'animo, egli le vedeva negli altri. Sempre impossibile strapparsi dagli occhi con lo sguardo scoraggiato, impuro, che si frapponeva tra lui e la vita. Almeno un po' di sincerità si rivedeva riaggrappandosi alla sua vecchia idea fissa, un po' di fede e avrei ucciso Leo, ma ora sarei limpido come una goccia d'acqua, almeno avrei fatto una cosa che mi avrebbe strappato dall'abisso della indifferenza. E poi alla fine tornarono la madre e Carla travestita da Pierrot, aveva il volto nascosto una mascherina, grandello di raso nero, portava un enorme collare oscillante intorno al collo, giubbetto, pantaloni, scarpine di seta bianca con grandi bottoni neri. Camminava sulle punte dei piedi col tricorno un po' di traverso e sorrideva misteriosamente. E poi si domandavano fra di loro: come vi sembriamo? Domandò la madre. Molto bene, ripete Lisa, divertitevi.
E quel che faremo, disse la fanciulla con uno scoppio di risa. Così travestita sentiva un'altra, più gaia, più leggera. Si avvicinò al fratello, gli diede sulla spalla un colpetto col ventaglio. Le pareva che Michele si stesse rovinando la vita. E invece tutto è così semplice, aveva pensato, infilandosi davanti allo specchio i pantaloni da Pierrot. Lo prova il fatto che, nonostante quel che è avvenuto, io mi travesta e vada al ballo. Metafora della vita fuori da quella intossicata casa. Avrebbe voluto gridarlo a Michele, tutto è così semplice. E già pensava di fargli trovare del lavoro, un posto, un'occupazione qualsiasi, da lei naturalmente, appena si sarebbero sposati. Vedete l'idea di Carla. Ora la madre sorrideva soddisfatta. Pensava che anche l'amante sarebbe venuto al ballo e pregustava una piacevole serata. Questo è, diciamo, un saggio del libro. Ora però vogliamo leggerlo. E abbiamo a disposizione almeno due chiavi, non è lo stemma di casa come si dice, due chiavi. Iniziamo con la prima chiave. E la prima chiave ce la offre lo stesso autore, Moravia. Che cosa Moravia pensava degli indifferenti? Il problema degli indifferenti prende spunto da Dostoevskij nei Fratelli Karamazov. Ivan dice, Dio non esiste, quindi tutto è permesso. Stiamo attenti al suo passaggio. Dio non esiste, quindi non c'è nessun limite. Io, al contrario, all'età di 18 anni dicevo che se Dio non esiste, non si può far nulla. E fare nella vita significa agire. In un romanzo diventa uccidere. Io non posso più uccidere solo perché manca un valore alto, in nome del quale uccidere, come anche vivere o fare altre cose. Nel mio romanzo uccidere l'amante della madre, ma a ciò non vi è alcuna giustificazione superiore, in nome di che cosa, se non c'è nulla? E il mio personaggio dimentica di caricare il revolver. Incidente tecnico o in chiave psicanalitica defiance dello spirito. Perché non ha caricato la pistola? Perché? Il problema era dunque l'azione dell'intellettuale. Siamo attenti che questo è il Moravia più grande, adulto, che sta rileggendosi naturalmente. Mancando un riferimento assoluto, può l'intellettuale agire da un punto di vista politico, sociale e privato? Perché un intellettuale è pronto a rischiare l'esilio, il carcere, come i suoi cugini, e quindi andare incontro alla morte? Perché aveva un ideale forte, alto. Ma Michele, che valore aveva? Che morale aveva? Niente. È possibile agire senza una giustificazione morale? Molti hanno cercato questa giustificazione, magari in un partito, ricordiamoci appunto i cugini più grandi. Dopo gli indifferenti ho trascorso un lungo periodo di indifferenza, tutta la sua vita artistica è pure indifferenza, descrive soffermandosi sull'abietto, sull'olio, sul disgustoso, ma senza più contenuto, senza più contenuto. Avevo esaurito una esperienza, non avevo più nulla da dire, non ho più fatto molto. Ma siccome doveva vivere, allora o faceva interviste, viaggi, o scriveva libri, che siccome erano di Moravia, venivano venduti. Questa è la chiave di Moravia. Ma ora prendiamo un'altra chiave. E prendiamo la chiave che già usavamo nel passato. Cioè, vi ricordate la chiave che ci ha offerto Erikson con il suo libro Infanzia e Società. In questo libro, dove tutti questi libri sono in biblioteca, sono pubblicità, che è giusto. E in questo libro, se non ricordate, diceva che nell'epoca moderna il carattere libero della scelta dei valori e dell'esercizio dell'intelletto nell'uomo sono state messe in forza e in dubbio dalle teorie di tre ebrei, e sono Marx, Freud, Einstein. Marx cosa diceva? La teoria marxista del determinismo storico
stabilisce il fatto che i nostri valori sono inconsapevolmente determinati dai modi in cui ci guadagniamo da vivere. E negli indifferenti nessuno lavora, tranne Leo che è un truffaldino. Il che è una verità psicologica che naturalmente non si identifica con la dottrina politica del marxismo, la quale del resto ha assunto forme diverse nei diversi paesi. Poi, in psicanalisi, la teoria freudiana dell'inconscio, la pistola scarica, ha dimostrato con sufficiente chiarezza che noi non conosciamo il significato delle nostre motivazioni. Perché non ho caricato la pistola? E poi infine Einstein. La teoria di Einstein della relatività ha posto le basi per una trasformazione della fisica, dimostrando che le nostre misure sono relative a ciò che misuriamo. E ciò che misuriamo, ovviamente, dove ci troviamo e da quel momento, dal quale momento, in quale momento ci troviamo. E questi sono appunto i tre. Vogliamo ora applicare questi tre cambi di lettura al libro. È possibile farlo, ci ho tentato, lo vedremo insieme, però ricordiamoci la Nutella, perché queste tre chiavi sono spalmate lungo tutto il racconto, non c'è un capitolo soltanto dedicato a uno, all'altro, all'altro, un pochettino ricorrono. Iniziamo con Marx, o perlomeno con la teoria marxista. Ricordate cosa diceva? Ci vuole una motivazione, alcuna trovata in un partito, e prima che Moravia scrivesse Gli indifferenti, dal carcere, anche prima veramente del carcere, Antonio Gramsci aveva scritto nel 1917 un articolo, il titolo del quale era Odio gli indifferenti, che poi è stato utilizzato come titolo della raccolta di scritti con lo stesso tema. Odio gli indifferenti. In questo articolo diceva Gramsci: credo che vivere voglia dire essere partigiani. Ragazzi, non pensate dall'8 settembre a 40 in poi. Partigiani, cioè schierati. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. Il testo è inserito nel racconto La città futura, ma non ci interessa. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza è il peso morto della storia. L'indifferenza opera potentemente nella storia, ma in senso negativo. Opera passivamente, ma continua a operare. È la fatalità, è ciò su cui non si può contare, è ciò che sconvolge i programmi, che rovescia i piani meglio costruiti. È la materia bruta che strozza l'intelligenza. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare leggi che solo la rivolta potrà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare. Siamo nel 17 quando lui scrive queste cose. Alcuni piagnucolano pietosamente, altri bestemmiano oscenamente, ma nessuno, pochi si domanda: se avessi fatto anch'io il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo ciò che è successo? E questo naturalmente vale per tutti i protagonisti degli indifferenti. Io, Antonio Gramsci, dal carcere vivo da partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. 11 febbraio del 17. Ma oltre a questa raccolta di articoli, che è interessante da leggere naturalmente, nei quaderni, quando lui era in carcere, nel quaderno 23, se non mi interessa, troviamo un breve riferimento a Moravia, l'autore degli indifferenti, a quest'opera. Ricorderà Gramsci: per la fiera letteraria sono da ricordare almeno altri due casi, quello degli indifferenti di Moravia e quello del Malagigi di Nino Savarese,
di cui parlò solo dopo che fu indicato da un concorso a premio letterario. Questa è la copertina dell'autore del Malagigi, e dice ancora, ne parla tre volte Gramsci nei quaderni, però praticamente è lo stesso pensiero più o meno riformulato. In realtà questa gente, i critici, si infischia della letteratura e della poesia, della cultura e dell'arte. Esercita la professione di sacrestano letterario e nulla più. Questo è il versante comunista, Gramsci. Ma sotto l'area marxiana, non marxista, marxiana, oltre a Gramsci ci sono i cugini di Moravia. E ho trovato nella rivista che veniva pubblicata a Parigi, Giustizia e Libertà, guardate che su internet con un po' di pazienza si trova tutto, forse molta pazienza, ma si trova tutto. Ho potuto sfogliare anche questa rivista dove nella rubrica Il fascismo e l'Italia si parla, vedete, di Alberto Moravia. È un lungo articolo in francese perché è appunto fatto per i socialisti in Francia e anche per gli italiani che erano esuli in Francia. Prendo anche brano da questo articolo. Lo scetticismo disincantato, un realismo amaro, ecco lo spirito caratteristico della nuova generazione fascista di cui Moravia resta il rappresentante più espressivo. Lasciarlo uscire, cioè l'opera Gli indifferenti, sarebbe stato dare all'estero una prova della propria forza e sicurezza da parte del regime fascista, mentre col divieto ha dato prova di essere il fascismo prigioniero dei preti, perché sono loro che insistono sulla censura. La differenza tra un prete e un fascista è la lunghezza della camicia nera. Tu lo stai registrando? E vai. Il fascismo aveva fatto di Moravia un ragazzo intelligente, certamente dotato di ingegno straordinario, ma per nulla pericoloso o eccezionale come personalità, piccolo, un martire che di fronte all'Europa diviene uno scrittore vittima del regime e un perseguitato per ragioni invece non politiche, e loro sapevano che ero esuli. Col divieto per la pubblicazione del romanzo di Moravia. Il fascismo non avrebbe potuto rendere all'antifascismo un più gran favore col divieto per la pubblicazione del romanzo di Moravia. Chiediamo adesso a Sigmund Freud. Chiesero a Moravia, adulto, ma quando hai scritto, tu pensavi a Freud? Nel momento di scrivere non ho pensato a Freud. Ho pensato che stavo di fronte a un foglio di carta bianca e che dovevo scrivere. È l'insanatore parlato. Del resto, un conto è la scienza, un altro l'immaginazione. E la psicanalisi è un modo di conoscenza scientifico. Su questo avrei qualcosa da dire, però l'accettiamo per quello che lui dice. Qual è il problema interessante per Freud in questo romanzo? Questo, il problema di una pistola e dei proiettili, ma sono separati. Perché l'autore Michele è caduto in questo lapsus? Ce lo dice psicologia, psicopatologia della vita quotidiana. Quando alcuni personaggi, alcuni casi clinici, rivelano di aver dimenticato qualcosa di importante. Ed è proprio questa frattura tra ciò che volevano, ciò che dovevano e ciò che dimenticavano che si insinua Freud. Strinse i denti. Strinse il manico della rivoltella, ecco, gli pareva di vedere come sarebbe avvenuto questo, e questo è Michele. Ma cosa dice Freud? Il lavoro onirico, ricordate, sogno nel sogno,
si serve del sognare stesso come di una forma di rifiuto e conferma con ciò il giudizio che il sogno era pagamento di un desiderio. Lui era già soddisfatto della sua radicale apatia di avere sognato che avrebbe potuto farlo, anche se non aveva nessun motivo, nessuna motivazione vera per farlo. Quando anche questa speranza gli era stata tolta, fu la volta, è un caso clinico, fu la volta del gioco con l'arma, ossia del tentativo inconscio di suicidio. Il fatto di avere egli tenuto la rivoltella non nella mano destra, ma in quella sinistra, e quindi pensate, Moravia, rivoltella scarica, sta decisamente a indicare che egli veramente giocarellava, cioè non voleva coscientemente suicidarsi. C'è mancato poco nel caso clinico in questione, che si è sparato veramente, ma non è riuscito a accedere. Infatti dicono tutti che quando si vuole sparare non deve puntare la pistola qua, perché può sbagliare, mentre dentro la bocca è più facile, più sicuro. Allora, Einstein, il problema è quello della misura della relatività. Allora, Einstein, di lui ho faticato un pochettino a trovare qualcosa che servisse al mio scopo, ma sono pensieri suoi. Quando non si è sinceri, bisogna fingere. A forza di fingere, si finisce per credere. Questo è il principio di ogni fede. Einstein, continua però. Non esistono per lui più fede, sincerità, tragicità. E scusami, questo qua è Michele. Tutto attraverso la sua noia, gli appariva pietoso, ridicolo, falso, ma capiva la difficoltà e i pericoli della sua situazione. Bisognava appassionarsi, agire, soffrire, vincere quella debolezza, quella pietà, quella falsità, quel senso di ridicolo. Bisognava essere tragici e sinceri. Einstein ci lascia in quest'opera Pensieri, Idee, Opinioni una riflessione abbastanza interessante. Si fa ovunque evidente che questa generazione, e siamo nel dopoguerra, secondo dopoguerra, ovviamente, difetta del vigore e della forza che permisero alle generazioni precedenti, attraverso una dolorosa lotta e a prezzo di grandi sacrifici, la conquista della libertà politica e individuale dell'uomo. Manca un ideale, manca un principio forte, l'abbiamo già notato con. Per questo Indifferenti verrà condannato, ma l'opera Gli Indifferenti divenne non indifferente per alcuni. La censura non perse di vista questo libro e i due fratelli, Michele e Carla, li ho messi a rapporto, a confronto con altri due fratelli, Arnaldo e Benito. Tra l'altro Arnaldo era il proprietario della casa editrice dove Alberto Moravia pubblicò Gli Indifferenti. Quindi vedete che gioco che c'è. Nel 28, quindi poco prima che uscisse il libro Gli Indifferenti, il fratello Benito aveva mandato questa circolare governativa. Se le condizioni morali delle popolazioni italiane sono in generale confortanti, non perciò le autorità possono esimersi dal vigilare, non possono essere indifferenti, affinché i germi della corruzione non guastino e annientino le vitali energie. E le minacce non mancano, sanno uscire Gli Indifferenti. L'altro fratello, Arnaldo, che era più piccolo di lui, di Mussolini, cioè di Benito, e morirà purtroppo, morì prima di lui, nel 31, quindi pochissimo tempo dopo l'uscita degli Indifferenti. Arnaldo Mussolini, che appunto era uno dei proprietari dell'Alpes, la casa editrice, domanda in modo retorico: ma noi vorremmo sapere se la gioventù italiana deve leggere i libri di Diegobra, che sono una specie di D'Annunzio, Raida, Lialali, inventore di facili avventure e decadenti, di Remarque, distruttore della grandezza della guerra, direbbe D'Annunzio,
e di Moravia, negatore di ogni valore umano. Com'è possibile che la nostra gioventù del Littorio legga questi libri? Concludiamo con gli ultimi non indifferenti. Ricordate Gramsci che diceva i preti sono quelli che controllano la censura in Italia? E vediamo due opere, una La Città Cattolica, giornale dei Gesuiti, la rivista dei Gesuiti, e l'altro L'Indice dei Libri Proibiti. Iniziamo con la Città Cattolica e abbiamo di Mondrone questo giudizio. È interessante. I nostri spazzini raccolgono e nascondono negli autocarri dell'altezza urbana i rifiuti delle case e le immondezze che cadono nella via e sono i benemeri della pubblica igiene. Ci rendono le case pulite, le strade pulite. Ma il Moravia sembra essersi preso l'incarico di fare precisamente l'opposto. Piglia la spazzatura e la butta dentro le nostre case. È preso dall'articolo molto ben fatto, veramente interessante, Cinismo e sfacelo dell'arte di Alberto Moravia del 38. Se io sfoglio gli atti della Santa Sede, trovo un documento emanato dalla Suprema Sacra Congregazione Sant'Uffizio per quanto riguarda i libri proibiti, con un'avvertenza ben precisa. Mi permetto di tradurla in italiano. La Suprema Sacra Congregazione Sant'Uffizio, presieduta dagli eminentissimi e reverendissimi cardinali, sovrintendente alla tutela delle questioni di fede e di morale, con il voto dei consultori, quindi specialisti ai quali sono stati dati in carico, ha condannato tutte le opere di Alberto Pincher Moravia, includendole nell'elenco dei libri proibiti. Ancora, gli eminentissimi cardinali e i padri reverendissimi sono pervenuti a tale decisione in considerazione del male che queste opere hanno inflitto alle anime a causa della pubblicazione in libri, opuscoli e giornali che raccontano, descrivono o insegnano argomenti osceni, al punto tale che tutti i fedeli cristiani devono essere consapevoli del gravissimo obbligo di astenersi dalla lettura di questi libri. Soprattutto coloro ai quali compete l'educazione dei giovani, come anche coloro che, secondo il loro dovere, sono tenuti a vigilare sulla morale dei cittadini, affinché tali scritti, che sono finalizzati al capovolgimento degli stessi principi della morale naturale, non devono essere pubblicati e diffusi. E questo fa sì che l'opera venga inserita nell'ultima appendice del 52 o 54 dell'Indice dei Libri Proibiti, e quindi abbiamo proprio la collocazione di tutte le opere di Moravia. Però è stato utile che a molti riferiscono di una recensione benevola che sarebbe apparsa in Città Cattolica a firma di Giovanni Battista Montini, ma io non sono riuscito a trovarlo. Ho tabellato la Città Cattolica giorni interi, ma non sono riuscito a trovare, credo che sia una mozzarella, una bufala. Non so dove abbia questa notizia, ma io ho cercato anche tutti gli scritti di Montini, ho cercato, che grazie a Dio ce l'abbiamo, ma non risulta e sarebbe stato messo in evidenza, suppongo. Bene, abbiamo concluso. Il prossimo incontro, secondo il calendario, avrà per oggetto un autore carissimo a tutti noi, Ignazio Silone, e un libro bellissimo veramente, Vino e Pane, più volte. E c'è anche una traduzione cinematografica per la RAI, per la televisione, a puntate abbastanza gradevole, quando allora la televisione era fedele ai domani. Non guardo l'orologio che abbiamo forato il tempo costantemente, però è stato piacevole insieme con voi condividere momenti di gioia, ma anche perplessità, e qualche più che perplessità nei confronti di questo non autore, non mi permetterei mai, ma sul libro. Io dei libri parlo, ma non delle persone, perché le persone sono un'altra cosa rispetto ai libri. Grazie.